Sentimi che ieri sera, in quelle paio d'ore di teoria che, insomma, che mi hai fatto, per molti aspetti mi hai aperto la mente, perché vabbè, quella poi è uno dei sentieri di ricerca per me più importanti, questo come sociologo, questo rapporto tra la teoria e la pratica, perché spesso le persone pensano che confondono la teoria, la parola teoria, con la parola astratta, è come se la teoria non fosse una cosa concreta, invece in realtà la teoria è una cosa molto concreta. Sì. Partiamo con l'impasto fatto a mano, perché prima dobbiamo per il contatto proprio con la farina e poi magari ne faremo qualcuno con l'impastatrice. Una volta realizzato l'impasto, diamo la giusta lievitazione, la giusta maturazione e andiamo alla stesura. È lì dove faremo molta pratica, perché la stesura, diciamo, è una parte molto importante, è la parte più delicata, che magari potrebbe sembrare la più facile, però diciamo che è abbastanza difficile. Allora, due sassoli, dove ti viene meglio la farina? Perché una mano devi impastare, l'altra da mantenere pulita. Due sassoli di farina. Sassolo intero? Sì, pure di meno. Così? Sì. Un altro. Così? Sì. E ora lo... Vai, inizia. Io per scherzo al camp di grano gli dissi: Vince, vuoi impastare una pizza con me? E da lì è nato la storia di fargli imparare a fare la pizza. Io pensavo che lui non gli sarebbe interessato, però ho notato che quando gli ho fatto questa proposta è stato molto entusiasta. Dimmi se sto facendo qualche errore. Niente, nessun errore. Avere un approccio di un certo tipo che permette di... Sicuramente ho conquistato la conferma del rapporto tra teoria e pratica e di come il lavoro è il lavoro, sempre, cioè vale nel mio lavoro di sociologo, vale nel mio lavoro di narratore, vale nel mio lavoro di adesso, diciamo, di pizzaiolo. Tu per scrivere una pagina più leggi e più scrivi meglio, più pagine leggi, più ti eserciti a leggere e più scrivi meglio. La cosa più essenziale, Vince, quando noi andiamo a stendere la pizza, è come la prendiamo nel cassetto. Prendiamo la pizza, ce la portiamo sulla nostra mano, così, togliamo tutta la farina in eccesso e iniziamo a allargarla. Allora, i fattori che noi prendiamo in considerazione per fare il calcolo della temperatura dell'acqua per utilizzare l'impasto sono: uno, la temperatura ambiente. Dimmi il numero. Temperatura ambiente, temperatura della farina, temperatura impastatrice e ricaviamo la temperatura dell'acqua. Ok, sì, quindi tre fattori. Ambiente, farina la terza,
è la temperatura di impastamento dell'impastatrice, cioè la temperatura che l'impastatrice nell'impastamento trasferisce all'impasto. Domanda scena. Sì. Questa adesso tu la puoi richiudere per farmelo fare a me. Adesso ne prendiamo un'altra, no, poi la richiudiamo e stasera te la rifaccio rifare. Le mani molto sciolte, cioè devono essere proprio sciolte, non tese, perché il più delle volte il problema dell'impanamento è quando uno è teso. Allora, una serve per accompagnare e l'altra spinge. Andiamo sotto, riprendiamo e la mettiamo su. Se quello che io comincio a pensare è vero, i lavori umili non esistono. Perché il lavoro dipende sempre da come lo fai. Vai. Una mano fa da guida e l'altra spinge e la pala sta solo poggiata sul... esattamente, vai. Quella di dietro spinge, perfetto, vieni qua e poi quando la pizza viene tu vai. Perfetto. La cosa essenziale che è alla base di questa cosa è l'andare al di là della pizza. Benissimo. Ok, puoi già poggiare la pala e la aggiusti, come ti ho detto io. Un altro punto è questo qui, appunto, del rapporto maestro-allievo. Se io faccio una scala da 1 a 100, naturalmente con 100 gradini, dal primo gradino fino al 99esimo, naturalmente ogni volta che salgo un gradino, io mi allontano dalla condizione di allievo in quel lavoro e procedo verso la condizione di maestro. Naturalmente, pure al 47esimo scalino, se io non ho la capacità di rimanere sempre allievo, mi fermo là. Cioè, quelli che si fermano a un certo punto è perché non hanno più la capacità di essere allievo. Un piccolo colpettino, perfetto, poi via, aggiusta, c'è la piegatura, tirala, no, così, poco poco, tira ancora, ok, tira andare. Oh, questa ce la mangiamo, Giuseppe? Stabilatura non la facevo, lui mi fa stabilatura. Giusto. Vabbè, così ce la mangiamo tu. Spostatela. Ok. Giuseppe, proviamo a vedere un caffè, vista ce la facciamo, vai, ce la prova e tira. Va, tirati che bello, però. Ogni tanto, per vedere se sotto il forno è forte, la andiamo sotto e alziamo un lato, è bianco, quindi il problema non c'è stato. Perfetto. Porta a porta a perfetta, perfetto, ok, mettila là. Nel momento in cui tu fai il tuo lavoro non riesci perché sei nella tua dimensione, quindi tu pensi alla pizza, pensi a fare quello che devi fare. Invece nel fare questo esperimento io riesco ad andare al di là. Nel momento in cui faccio la pizza, che mi viene spontaneo perché la posso fare anche ad occhi chiusi, riesco a pensare ad altro che da solo non sarei riuscito. E questa per me è una cosa molto importante. Poi c'è un altro punto di ricerca che è molto importante, è il fatto che quando tu arrivi al 99esimo scalino, da 99 a 100, se vuoi progredire, devi perdere, secondo me, completamente la connessione col tuo essere maestro, come se tu dovessi uscire al di fuori, come se tu devi acquisire una distanza tra il tuo essere maestro e il tuo essere Vincenzo, Giuseppe, Michele, Mario o chiunque altro. Perché è quella distanza che è una distanza che ti riporta, diciamo, come dire, verso il percorso che hai fatto, non tanto verso l'allieva, ma verso il percorso che tu hai fatto, verso la necessità di ogni singolo scalino che hai fatto per arrivare a 99, che ti permette di migliorare sempre.
capire che c'è bisogno di sapere altro per fare meglio il tuo mestiere. Ecco, questa è una cosa essenziale. Ecco, la parola giusta è proprio questa, sapere o vedere altre cose per fare meglio il tuo. Michele mi vuole bene, mi fa sanata semana, a me, a Upanella, a stesa, passa da una mano all'altra, prendile con la pala, mettile nel forno, vedi la forma, il calore, la luce del forno. Cioè sono mondi che per me sono incredibili, che prima io ne parlavo teoricamente, adesso li sto vedendo praticamente e la pratica mi darà gli strumenti per fare teoria. E per me questo è il senso del rapporto tra la teoria e la pratica, e questo è il senso del rapporto tra il maestro e l'allievo, perché l'allievo, anche quando sta uno, insegna qualcosa al maestro, se un maestro è un bravo maestro. Secondo te, ma tu quanti pizzaiolo riuscirai a formare in questo meccanismo? Allora, per dirti che sei contento, io te l'ho detto, io uno all'anno sono contento. Tu? Oggi a 22 anni di attività ti posso dire che la media è sui 1 ogni 5, 6, 7 anni. Ok, grande. Questo è un... Perché posso dire che oggi io in questi 20 anni di attività ho 3 eccellenze ma di alta qualità. Ecco, e quindi sarebbe uno ogni 7 anni. Sì.